siamo, tutto pronto, primo match di giornata tra squadra di Calciotto e Tammari. Pallone nei piedi di De Filippo. De Pompeis prova a spazzare, favorisce Barbieri, subito per Finizio. Finizio tu per tu con Piacentino. Si divora la prima occasione del match dopo 30 secondi. Carmine Finizio. De Pompeis verso Piacentino. De Filippo, il rinvio lungo, buono stop di Artino. Artino verso De Barbieri. Barbieri accerchiato da una serie di giocatori tamari, alla fine guadagna la rimessa. Finizio riallarga per Chioccarelli, di nuovo per Finizio. Adesso Romano anzi sulla, si riallarga verso Chioccarelli, tra Chioccarelli dentro per Mario Barbieri. Laterale guadagnata alla squadra di Calciotto. Si riparte da Finizio, dietro Artino, adesso Barbieri, questo qua Artino rischia, serve un ognuno, dietro la Mercadante in qualche modo. Laterale Tammari. Il rinvio di Landri verso De Pompeis. C'è Mercadante, cerca Barbieri, Femiano da De Filippo, poi rimessa Nicolini a cercare la botta di De Pompeis, fratello minore d'arte, altro De Pompeis, ex giocatore del torneo calcio a 6, salutiamo portierone, diceva proprio lui con Tammari. Se Romagnuolo perde il pallone, favorisce il calciatore Tammari. Poi Finizio, protegge bene il pallone Finizio, ancora Finizio, subisce fallo, punizione squadra di Calciotto. Pallone dentro, chiama il pallone Piacentino, serve De Pompeis, lo perde, lo riguadagna Finizio, ottimo il pallone per Barbieri. Proprio Mario Barbieri alla rimessa, lascia Chioccarelli, Chioccarelli per Mario Barbieri, Barbieri dietro da Artina, rischia Artina, alla fine riesce a salvare tutto, insomma per Barbieri, verso Chioccarelli, pallone dietro a cercare Finizio, Finizio ci mette la punta, uscita avventata di Piacentino, palla finisce comunque fuori. Thank you.
rischia di perdere il pallone i Tammari. Barbieri si fa recuperare da De Pompeis. Parte il contropiede con Nicolini, fermato ancora da Carmine Finizio, a tutto campo come sempre, anche questa sera, stavolta però regala la rimessa ai Tammari, anche un po' sfortunato nell'occasione. Parte da De Filippo. Verso Tammaro, si fa strappare il pallone da Pascale, fermato da Tammaro, riguadagna il pallone Pascale, dietro da Artina, difensore centrale, Stefano Artina, verso Somma. Fa sua la sfera a ripartire subito, insomma, si chiama questa ultimazione, abbiamo chiuso il nostro primo collegamento in questo primo tempo, ora 0-0 fra le due squadre. Martina si prepara al rinvio lungo, vediamo se la riesce a prendere Barbieri, anticipato. Signore, dove? Carelli verso Barbieri, buona la finta di corpo, Barbieri la tiene in campo, anzi no, rimessalo al fondo, squadra di calcio 8-0, Tammari 0, per adesso sono i ragazzi di Barbieri ad aver dimostrato qualcosa in più, ma il risultato a reti bianche è ancora giustissimo in questo primo tempo. Secondo tempo tra squadra di calcio 8 e Tammari, siamo sempre il primo match di giornata. Calciotto Play Store Summer Edition, squadra bloccata ancora sullo 0-0 dopo i primi 25 minuti. Se siamo al secondo tempo già cominciato da qualche minuto, Mercadante al rinvio basso, rischia, viene Femiano, palla sul destro per lui, pallone per Tammaro, si gira Tammaro, vada Di Filippo, cerca Landri, si accentra Landri, se ne va Artina, risolve lui. Poi Tammaro, ora lui palla al piede, cerca Landri, buona la palla verso il suo compagno. Il pallone somma, interviene De Pompeis, carica il mancino. Tammari, sul pallone De Pompeis, vediamo come calcerà questa punizione.
arriva lui, il pallone altissimo. Ancora 0-0. Col piatto appoggia verso Pascale, fermato poi Somma, interviene con lo stinco, un po' di confusione a centrocampo, alla media Cioccarelli, va dietro da Mercadante, rischia poi al volo dei Pompeis, larghissima la sua conclusione. Messa laterale, squadra di Calciotto verso Pascale, rincorre il pallone, cerca Finizio, bello il suo stop, riesce ad addomesticare il pallone, cerca con l'esterno Pascale, arriva a restituire il passaggio, laterale 16, fase d'attacco. Proprio il numero 10 a battere, a cercare Finizio, scorre il pallone, Landri lo alza, cercata Amaro, Artina. Un po' scomposto ma efficace, calcio d'angolo Tammari, si riparte dall'altra parte con Mario Barbieri, Barbieri il destro, Piacentino c'era, pallone che si spegne fuori. Rinvio lungo, Spalletta e poi conclusione a giro. Ancora Mercadante attento a Zelli, il pallone lascia scorrere intelligentemente. Fallo laterale, il difensore Tammari. Inizio, buono il suo stop, ma regala il pallone a Tammaro, va a girarsi Tammaro, serie di numeri, fermato da Cioccarelli. Oh, il pallone sul destro di Tammaro, ci ha abituato a queste conclusioni da lontano, e spinge Mercadante in qualche modo. Da lui a rinvio lungo, stop di petto, Pascale, Pascale verso Cioccarelli, interviene Nicolini, tiene in campo, guadagna anche un'ottima rimessa, vuoi fare partire subito la sua azione, cerca De Pompeis, che gol di De Pompeis, ci ha provato in tutti i modi in questi minuti, alla fine gli è riuscita la botta da lontano col mancino nel 7, non poteva nulla Mercadante, 1-0 Tammari. Sblocca il match, segna De Pompeis, 1-0 Tammari, se la SDC ha un'immediata reazione d'orgoglio. Pascale verso Cioccarelli, scambiano due, ora Pascale, passaggio al centro, lascia scorrere Femiano, si riparte da Tammaro, buono il suo passaggio per Femiano, caccia bene Femiano. La rimessa è proprio la sua verso Tammaro, Tina devia in calcio d'angolo, anzi no, c'è il fondo, Tina, la segnalazione dell'arbitro. Chiudiamo qui il nostro collegamento dicendo Tammari 1, squadra di calcio 8-0, la decide per adesso la rete eccezionale di De Pompeis.